alcuni dei suoi testi scritti anche lei durante questo periodo. Quindi resto a casa. Grazie. Ci sei? Grazie, grazie. E c'è, io la vedo. Sì. Vediamo, io cerco di. È una buona Se ci, connessione, eh? Eccellente la se ci connessione. fosse Laurita, forse ci dà una mano. Lauri c'è? Un minuto, eh. Sì, c'è Laura. E come facciamo, Lauri? Un minuto, io provo a chiamare. Grazie. Connessa, è strano. Grazie, ti stiamo aspettando, sei in collegamento, però non riusciamo a sentirti. Mi sentite? Ecco, Povero. sì, ti Bene. sentiamo, ti vediamo, grazie, Grazie. Un saluto a che tutti allegria. gli amici di Adilli. Io volevo fare alcune riflessioni brevi perché il tempo vedo che è piuttosto ridotto. No, vai tranquilla, vai. In tempo di pandemia, restare a casa credo che sia diventato un obbligo della nostra coscienza civile. Tanto per tutelare noi stessi che per tutelare gli altri. Ognuno chiaramente ha attivato le sue risorse in questa situazione anomala, risorse affinché questo periodo non sia solo un vuoto di atti falliti o di assenze. Io ho usato la mia scrittura per arginare tutto questo e voglio condividere qualcosa con voi. Comincio con una poesia che si chiama Resto a casa. Mi sentite, sì? Sì, perfettamente. Perfetto, Perfetto. grazie. Resto a casa. Quasi tutti restiamo a casa. Soffia fuori un vento di malattia, un respiro di morte. Resto a casa e penso alla morte rossa entrata di soppiatto nel cuore della festa. Da sola, la famiglia lontana distribuita in altre case inarrivabili. Devo reinventare le abitudini e il tempo. Sono io, spogliata d'ogni ruolo, svestita, silenziosa. Ma è questo un momento prezioso di vita sospesa. Posso guardare le foto che mi raccontano gli anni, gli amori, le occasioni, chiuse in scatole che non aprivo da tempo. Volti lontani riappaiono, scorci di città e di mari dove fui altra da ora. Posso ascoltare senza interruzioni la Turandot di Puccini affondata nella poltrona. Nessun dorma, nessuno dorme nella città inquieta. Posso scrivere. Si sente il respiro dei desideri uscire dalle finestre e dai balconi. Si sente la paura che non trova abbracci per sconfiggerla. Si sente la speranza negli oleandri che ostinati fioriscono sul ciglio delle strade. Apro il libro rosso dove Dante racconta il suo inferno, perché mi serve ora quel viaggio di coraggio e conoscenza nelle viscere della terra. E mi serve il rivedere le stelle. Le guardo dalla finestra brillare indifferenti sul destino umano. Ma sono belle, lampade dell'infinito che mi commuovono. E la bellezza serve in queste ore più di sempre. Un endecasillabo. Una nota, un luccichio nel buio della notte. Viaggio nella casa, dentro i mobili, gli oggetti, le tante cose dimenticate. Viaggio in me, mi prendo cura di chi sono stata, di chi sono, di chi sarò alla fine di questo orrore. Sono sorella d'altre solitudini, d'altre domande senza risposta, di altri bisogni di salvezza, e so con loro che le morti e il pianto non ci saranno risparmiati. Ma alla fine di tutto questo, almeno torneremo uniti e migliori a popolare la terra?
Bravissima. C'era la voce? Sì, perfetto, non vogliamo interrompere. Bene, adesso non so, mi devi dire tu, Nora, se leggo, se riesco a leggere i due racconti oppure leggo il Ma sì, racconto. ma certo. No, no, leggi Bene. tutto, che siamo felicissimi che tu possa Allora, leggere quello che hai scritto. questo si chiama Mi compro una rosa. Scusate, ma ho la voce un po' rauca oggi. È quasi un anno che non mi siedo nella piazza. Scusate, bevo un po' d'acqua. È quasi un anno che non mi siedo nella piazza. Le finestre del mio appartamento si affacciano sulla sua corona d'alberi, sulla sua fontana, il cui mormorio mi culla la notte, sul gazebo, dove ormai da tanto tempo non suona più la musica. Ho sceso oggi le scale con una strana timidezza, una volontà opacata dei mesi della solitudine e del silenzio. Eppure la solitudine e il silenzio non mi hanno mai disturbato. Sono sempre state piene di me, dei pensieri, delle emozioni, della scrittura. Ma in quest'anno vi si è insinuato dentro il dolore degli altri, tutti quelli che hanno ceduto, morti o disfatti nell'anima. Ho provato a scriverne senza riuscirci. Era come se le parole affogassero in una nebbia dove non si vedeva niente e solo potevo ascoltare i battiti accelerati del cuore. Ho avuto anche giorni buoni, dove la piazza deserta, il suono dell'acqua e degli uccelli in volo mi parlava di una nuova armonia senza noi umani. Aprivo la finestra e sentivo gli odori dell'erba, dei fiori, dell'aria persino. Mi sedevo serena nel balcone a sbucciare un frutto, cercavo nella mia libreria alcune pagine perdute che ancora conservavano in me l'eco della loro magia. Mangiavo e dormivo quando ne avevo voglia. Sognavo molto, ricordavo i sogni. Quasi sempre ero bambina nell'isola dove sono nata o donna nei viaggi per il mondo. Sogni pieni di mare, di vele, di strade, di montagne innevate, di volti indimenticabili. E poi ci sono stati i giorni cattivi, quelli della mancanza. Mancanza del vagare senza meta per i vicoli della città o lungo il fiume. Mancanza delle amiche a ridere nel mio balcone. Mancanza dell'abbraccio del mio uomo lontano. Sono sopravvissuta all'assenza senza perdere il desiderio, la volontà, l'intelligenza della condivisione e dell'ascolto. So che ho bisogno di molto poco per essere quella che sono. Siedo su questa panchina con un libro di poesie tra le mani. Sono i versi di poeti che hanno trasformato le loro tragedie in bellezza, in comprensione di sé e del mondo. La piazza è quasi deserta e i pochi che la attraversano hanno sul viso mascherine casalinghe di mille colori. La fantasia non è morta con la paura. Molti l'hanno coltivata cantando dai balconi, inventando giochi per i loro figli, dandosi un tempo tutto per sé, regalando agli altri il proprio talento. Gli utopisti hanno sperato in un mondo migliore che fiorisse di colpo nel dopo di questa pandemia inaspettata. Ma bastava guardare nei social il livore, la crudeltà, la calunnia, la malafede, l'opportunismo, il razzismo, la disumanità, per capire che come in tutte le situazioni di crisi, i migliori migliorano e i peggiori peggiorano. Si diceva che avremmo capito che non si poteva tornare al prima perché lì si annidavano le ragioni del nostro terrore. Si diceva che avremmo salvato il pianeta, che ci saremmo sentiti tutti parte di una sola umanità, che avremmo preteso dai nostri politici un cambio radicale, che avremmo imparato a fare a meno di tante cose e rapporti inutili che intasano la nostra vita, che la rendono schiava della fretta, del guadagno, di una malintesa idea di successo. Ora, i ricchi sono sempre più ricchi, i poveri più poveri, e molti, che bene o male vivevano, sono scivolati lentamente verso l'indigenza. So di essere sostanzialmente uguale a quella che è restata a casa per tutto il tempo necessario. E proprio per questo so di essere anche diversa, perché ho sempre accompagnato la vita nei suoi tanti salti, nei suoi crocicchi,
nelle sue giravolte, nei suoi precipizi. So di essere in perenne movimento dentro la mia mente, so di essere appassionata nel cuore e so di non volere come compagni di strada se non quelli che sanno guardare con occhi stupiti il mondo, che hanno il pessimismo della ragione ma l'ottimismo della volontà, che continuano a coltivare un'etica della vita che niente e nessuno sconfiggono. In questi lunghi mesi non sono più riuscita a scrivere articoli né saggi, eppure questo è il mio mestiere. Ho scritto poesie d'amore, ho riletto i versi di Ungaretti in trincea contro le braccia e il corpo di un compagno massacrato. Non sono mai stato tanto attaccato alla vita. Un bambino ha fatto scivolare una barchetta di carta sull'acqua della fontana. Sembra solo e senza mascherina. Lo chiamo. È lo stesso bambino che vendeva le rose nel ristorante della piazza. Quando mangiavamo lì, al ritorno dei suoi viaggi come invitato di guerra, il mio compagno comprava sempre per me una rosa da quel bambino. Sapevo che era soprattutto per aiutarlo, lui che di bambini ne aveva visto tanti, affamati, feriti, massacrati nei molti conflitti che ha vissuto. Hanno riaperto gli aeroporti. Forse nei prossimi giorni proverà a imbarcarsi. Forse ci riuscirà. E ci ritroveremo a cucire questa lontananza che le nostre mail hanno reso meno pesante. Si siederà sulla sua poltrona preferita e comincerà a raccontare, nella mia attenzione che vale più di 1.000 parole, l'orrore che ha visto. Piangeremo insieme, ci ribelleremo insieme alle ingiustizie del mondo e poi mi ascolterà a rivelargli piano i momenti di questo lungo anno senza di lui, senza di me a volte. Tutto si scioglierà in un abbraccio dove ognuno darà forza all'altro, dove i piccoli, insignificanti contrasti della nostra vita a due si spegneranno nel calore dei nostri corpi, negli sguardi, nelle carezze, nella notte, finalmente insieme. Il bambino mi riconosce e si avvicina. Gli chiedo: come hai fatto in tutto questo tempo senza vendere le tue rose? Mi sorride. Ho mangiato poco, signora. Vieni con me, gli dico. Lo prendo per mano. Ha una mano piccola e calda. È la prima pelle che tocco dopo tanto tempo e quel contatto è consolante e dolce. A casa mia apparecchio la tavola e mangiamo insieme. Lui sgrana i suoi occhioni scuri e mi guarda incredulo. È bellissimo, come la speranza. L'altro racconto si chiama Il giardino delle ceneri. Una lunga fila attende che aprano i cancelli di questo spazio deserto tra le case del quartiere. Uomini, donne, bambini, usciti finalmente dopo tanti mesi alla luce del sole. Molti di loro hanno piccole urne tra le mani, parlano a bassa voce, tentano di raccontare la loro storia. La si ascolta con religioso silenzio delle memorie condivise, del dolore venuto a bussare d'improvviso alla porta di tutti. Il campo di terra e erba selvatica che hanno davanti se lo sono conquistato con fatica quasi un anno prima, quando ancora potevano riunirsi nel comitato di quartiere e far valere le proprie ragioni contro il tentativo di speculazione edilizia che voleva segnare quello spazio alla costruzione di un altro inutile supermercato. Il quartiere ne aveva già quattro. Avevano lottato e vinto per quel giardino che mancava ai giochi dei loro figli, alle loro corse, alle passeggiate dei loro padri. Erano riusciti solo a liberarlo dalle erbacce prima che la pandemia li rinchiudesse tutti nelle loro case. Ma era ancora un deserto senza viali, senza alberi, senza fiori, senza giochi, quello che si vedeva oltre la cancellata. Erano lì per ridargli vita, per farne, oltre che un giardino della speranza, anche uno spazio della memoria. Amavano il loro quartiere, fuori dalle mura della città, pulito, tranquillo, abitato da famiglie di classe media, con tante scuole e bambini e tanti vecchi che andavano a prenderli all'uscita, nonni amorosi e necessari. Erano quasi sempre le loro le ceneri che stringevano tra le mani. La solitudine di quelle morti, senza un'ultima parola, un ultimo abbraccio, pesava come un macigno nel cuore di tutti. Mamma, le voglio dire io le ceneri del nonno, dove pianteremo un albero. Il bambino tende le mani verso la donna che gli sorride.
Il nonno sarebbe contento, gli dice. Io lo potrò vedere il nonno quando l'albero crescerà. Il nonno sarà la sua chioma e mi parlerà quando la muoverà il vento. Altri sorridono intorno a lui. Hanno avuto il tempo di imparare dalla paura della morte a rifondare i riti della memoria che sembravano perduti. Ora la sera raccontano dei loro padri, di come fu diversa l'infanzia per tutti. Si pongono domande nuove su quelli che non ci sono più e li sentono intorno a loro molto più di quando potevano vederli. Si pongono domande nuove su se stesse e sui loro figli. Hanno deciso di fare di quel giardino un luogo delle memorie buone. Le radici degli alberi affonderanno sulle loro radici umane, su quelle ceneri che spargeranno nel terreno, santificando ogni ricordo, incidendole per sempre nel cuore. Aprono il cancello e la gente sciama silenziosa verso le buche scavate per piantare gli alberi. Ne scelgono una, si inginocchiano, qualcuno si fa un segno di croce, dice un suo addio a quelli che ha amato. Le ceneri scivolano lentamente nella terra, molti bambini le ricoprono, già sognano i viali profumati, le altalene, le grida rincorrendo un pallone. Sanno che in quella terra ci sono le loro radici e tra un gioco e l'altro ricorderanno chi li portava al circo, chi comprava il gelato nelle passeggiate, chi li accoglieva sempre con una gioia che spianava i volti di stanchezza e di rughe. Qualcuno piange senza nascondere le lacrime per quello che ha perduto e per quello che nella perdita ha ritrovato di sé e degli altri. La lentezza dei gesti, uno spazio in più di carezza. Il bisogno di raccontare la vita così come accade, e la capiamo, semplice, dolorosa, ma unica occasione del nostro essere al mondo, unico campo dell'esperienza e del sapere. Qualche margherita è cresciuta spontanea sul bordo dei fossi, qualche campanula azzurra si affaccia timida dalla terra ancora arsa. Mamma, io verrò ogni giorno qui a dare acqua al mio albero e al nonno. La madre gli carezza il capo. Aiutami, gli dice, mentre pianta il loro albero. Il grande spazio a ridosso del fiume, per anni abbandonato, già fiorisce nel suo segreto di tutto quell'amore e quelle lacrime. Quelle mani operose, quelle teste chine, quelle voci sussurrate, quella calma nella condivisione degli addii, nella promessa del domani, lo riporta lentamente alla vita. Finito. Bravissima!